Allora, difficile per noi cercare di venire a vincere a Cantù e giocare anche alla pari con questa squadra per 40 minuti, visto il roster un po' rimaneggiato che abbiamo, che non deve essere una scusa, perché la pallacanestro Cantù sta giocando pallacanestro di alta qualità, sono molto bravi a passarsi la palla e questo sicuramente mette in crisi una squadra che magari ha rotazione un po' più corta e sicuramente soprattutto molto più inesperta di una squadra che sta facendo l'Eurolega. Quindi sicuramente Cantù ha giocato una grande partita, noi ci siamo stati per 20 minuti, poi molti falli fischiati ci hanno un po' limitato in difesa, abbiamo dovuto arrangiarci un po' con la zona, un po' con l'uomo, fare dei cambi sistematici, però ovviamente la coperta era un po' più corta. Dobbiamo recuperare al più presto almeno un altro esterno, perché senza un altro esterno diventa molto difficile, perché l'energia ovviamente e la lucidità in attacco vengono a calare. Detto questo, dobbiamo noi come squadra essere ancora più compatti, ancora più attenti ai piccoli dettagli. Abbiamo fatto certe azioni difensive, degli errori, soprattutto negli ultimi secondi, e questo non deve succedere. A volte anche per eccessiva foga abbiamo concesso delle penetrazioni, per eccessiva aggressività, che ovviamente a questi livelli diventa un po' più stupida aggressività, nel senso che non è una lucida intensità, una lucida aggressività. Dobbiamo capire quando i giocatori sono alla fine degli ultimi secondi e vogliono provare la penetrazione. E lì ne siamo un po' inesperti, siamo un po' polli, ma anche abbiamo giocatori giovani da questo punto di vista qua. Però, insomma, ci portiamo a casa buoni 20 minuti, ci portiamo a casa il fatto di aver fatto esperienza con una grande squadra e ovviamente dobbiamo mettere a frutto velocissimamente fra 7 giorni a Sassari. Abbiamo un calendario non molto facile, non molto allegro, però dobbiamo fare delle necessità di tutto. Un periodo un po' tosto per noi e per il punto di vista del roster e per il calendario, però insomma, alla fine della stagione le cose speriamo che si equilibrino. Ci sono domande? Buona fortuna.